Allora? Guarda, Abbiamo iniziato a buttare un po' di guarda cose. qua, non è neanche sconfezionata. Cos'è? Che casino però. Quella sola. Però dai, lato positivo abbiamo svuotato 1, 2, 3, 4, 5, abbiamo tenuto due scatole di 5. Cazzo è? Sì. Oh, guarda, mi sa che riempiamo con la borsa, eh. Quindi questo buttiamo, vero? Ma questo non ti serve? La No, sono ancora. c'è la torcia lì, batteria scarica. Ecco, vedi che cosa secondo me di nuovo. Ciao raga, buonasera. Allora, ho appena finito di editare un video e sto già caricando, intanto mi sto guardando un seriale, quello solito, Teen Wolf, e niente, sto aspettando mio amoroso che arriva con la pizza. E comunque non abbiamo ancora finito di pacchettare tutto, ci manca ancora parecchio, per fortuna abbiamo anche domani, e facciamo qualcosina anche domani. E domani penso che svuoteremo gli armadi. E per il resto, diciamo che oggi abbiamo tirato via le scatole, buttato una borsa intera. Sapete, la borsa da Lidl, quella grande, ecco, una borsa piena di cose, e cose diciamo di elettronica. Ed è già tanto, secondo me. E abbiamo iniziato a svuotare anche cioè aspetta, questo armadio, questo qua, e vabbè, domani svuotiamo quello che è pieno di vestiti, e poi vabbè, il resto diciamo sono scatole, cose varie da vedere adesso se ci servono o no, scatole vuote. Niente, odio il trasloco, l'odio il trasloco, perché è tutta una baranda, un casino. Vabbè, comunque oggi sono stata con mio amoroso a farci il giro con la moto e siamo fermate anche a mangiare il kebab, solo che non ho vloggato perché era con la giacca motociclistica e quindi non ho preso la fotocamera, ecco, diciamo, perché più che altro ero scomoda. E niente, niente di particolare, abbiamo solo fatto un giro, mangiato e tornato a casa. Qua fa un caldo bestiale, ho la porta del balcone aperta, ma insomma, prima faceva più caldo, adesso inizia a fare più freschino. Meno male. E niente, comunque ho trovato anche questa agenda qui, tra le cose, che probabilmente la utilizzerò per prendermi degli appunti, in generale degli appunti. E visto che mio amoroso non la usa, la volevo buttare, peccato, è nuova, cioè è un regalo, diciamo, quando andavo a fare le consegne qualcuno gli ha regalato sta cosa, proprio l'azienda. Me la tengo, la userò sicuramente. E niente, comunque questo è un profumo della Moldavia, e mio amoroso mi ha raccontato la storia di sto profumo, perché c'è una storia. Praticamente era sul bus, c'era una vecchia che puzzava a morte.
letteralmente, quindi lui aveva preso il profumo e se l'ha buttato tutto addosso. E quindi sì, ecco il profumo. È un buon profumo, veramente buono. E mi piace anche la boccetta, è molto carina e particolare. La boccetta, super, super, super. Quindi sì, la terremo. Anche per ricordo, anche perché ha un buon odore. E comunque dalla Moldavia, io un giorno vorrei andarci in Moldavia. È da quando sono piccola che ho sta fissa con la Moldavia, non so perché. La mia fissa. La mia fissazione. C'ho tante fissazioni in realtà. Però vabbè. E niente. Riguardo al passaporto, raga, riguardo al passaporto, non so se ve l'avevo detto o raccontato. Comunque, prima aspetto di farmi la residenza qua a Trento, quindi cambiare residenza, mettere la residenza nuova, che durerà ancora un po' di giorni perché comunque è arrivato. E perché comunque, insomma, dobbiamo traslocarci prima di tutto, poi aspettare che ci arrivano la camera, cioè le camere, tutte e due. Sia quella piccola che quella grande e anche la cucina. E perché sapete, no, che quando si fa il cambio di residenza vengono a controllare l'unio. Quindi per il momento ancora non possiamo mettere la residenza. E quindi il passaporto lo farò subito dopo, insomma, che cambio la residenza, tutto. Magari mi faccio anche la carta di identità nuova perché ce l'ho strappata in due. E poi vabbè, farò la richiesta sul sito e comunque anche mio cugino se la vuole fare il passaporto e quindi ha detto che ogni giorno controllerà lui e mi aggiornerà se mai ci sarà posto, insomma, perché per il momento è ancora tutto bloccato e niente, poi alla fine comunque non lo so, andrà in India col suo amico a maggio per qualche giorno, adesso non so ancora quanto. E più che altro non tanto in vacanza, cioè metà in vacanza, metà per, diciamo, fare affari, possiamo dirla così. Affari col suo amico. Quindi sì, andrà da solo. Cioè io non ci andrò, ma vabbè, gli dirò comunque di bloccare come ha fatto in Albania. A proposito, non sono andata ancora a vedere i video che ha fatto in Albania. Non sono ancora andata a vedere. Il che sono curiosa però. Non ho mai tempo, sono sempre occupata. Ah, ma c'ho ragione adesso col trasloco. Veramente, tra editare un video dopo l'altro, tra preparare le cose per il trasloco, c'è veramente un casino. Quindi sì, non ho avuto ancora tempo di starmene lì e guardare qualche video dell'Albania, perché sono curiosa di cosa mi sono persa, sinceramente. Sono un po' curiosa, sì. E un po' mi dispiace. Se non fosse per il passaporto ci sarei andata anch'io. Comunque, raga, io faccio il passaporto. Però dopo, cioè tra un anno circa, farò la cittadinanza italiana assolutamente. Da un po' di anni che la voglio fare, sinceramente. Quindi, appena c'ho il passaporto in mano, faccio subito, mi informo e faccio subito richiesta per la cittadinanza. Perché ho il diritto di fare la cittadinanza, quindi perché non farla? Così mi tolgo anche un peso. È un obiettivo che voglio raggiungere, diciamo, quindi facciamolo. Vedi che se personalizzi la cucina metti un pezzo qua, un pezzo qua, ovviamente vedi la misura della finestra. Personalizzo da solo, non ti fa neanche la mamma idea. Vedi qua che mi vedo. Personalizzo qui tutto. What the fuck? Trasloco già.